Ragazzi, finalmente welcome to Prague, benvenuti a Praga, una bellissima città. Poi a breve vi farò anche vedere come alcuni piccoli spezzoni, se riesco a montarli e ridarli in questo nuovo video, così vi farò vedere anche le bellezze di questa città, che è una città veramente stupenda. Siamo arrivati da poco, tempo comunque di trasferirsi, ambientarci, già abbiamo trovato la nuova palestra. Piano piano ci cominciamo a sistemare anche qui, a iniziare questo nuovo progetto, questa nuova vita. Per quanto riguarda l'argomento SARMS e affini, domande, via discorrendo, ho intenzione di fare una live su Instagram mercoledì alle ore 9, non perdetevela, dove avrete l'occasione per fare tutte le domande possibili e immaginabili relative al mondo SARMS. Perché cosa succederà nel canale? Da adesso in poi andrò a trattare una serie di argomenti del tutto nuovi, del tutto differenti e non porterò SARMS per un lungo periodo di tempo. Poi quello che vorrei portare successivamente, magari anche nei mesi di novembre, i nano SARMS e i SARMS iniettabili, sia nano che non. Quindi un argomento che è molto caliente, diciamo abbastanza contemporaneo, abbastanza moderno. Però lo voglio portare più in là perché gli argomenti da portare adesso sono moltissimi. Voglio comunque finire, voglio portare oggi Hexadrone, che è stato un argomento richiestissimo da moltissimi di voi già da tantissimo tempo, ma che non ho mai avuto tempo di trattare in maniera consistente. E che altro? Niente, possiamo iniziare a cominciare a parlare appunto di questo designer steroid o ormone catalizzato come tale, ma ricordiamo sempre che la distinzione fondamentale tra ormoni e steroidi è che i ormoni sono dei precursori degli ormoni, quindi necessitano di convertire nel nostro corpo nell'ormone vero e proprio. Mentre per quanto riguarda steroidi o designer steroids, sono già belli e pronti e quindi vanno direttamente in circolo senza avere bisogno di essere convertiti dal nostro corpo. Quindi questa è la differenza vera e propria che c'è dalle due tipologie. Oggi, argomento di oggi, mi raccomando, per chi non si fosse iscritto nel canale, lo invito a farlo, a lasciare un like, un commento se qualcuno di voi già ha utilizzato Hexadrone, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti qual è stata la vostra esperienza, così possiamo anche discuterne insieme. Subito partiamo con Hexadrone. Per quanto riguarda la storiella, come nasce, come si evolve, bla bla bla, sapete benissimo che a me non piace fare questo tipo di discorso. Vado dritto al sodo, come funziona, cosa fa e cosa porta all'interno del nostro organismo, anche perché quello che a tutti noi interessa sapere. Hexadrone non è metilato, quindi cosa vuol dire? Che a differenza può essere paragonato come Aladrol e Epistane, che sono due designer steroidi o categorizzati anche come proormoni, ma illegali ovviamente per ovvie ragioni. Non è un prodotto metilato, quindi non dovrebbe essere ipotossico eccessivamente, ma si consiglia sempre di fare un ciclo, un qualcosa che vada comunque a proteggere il nostro fegato, perché il prodotto ovviamente può portare anche delle conseguenze. Aromatizza o non aromatizza? Ed Hexadrone, per quale motivo è così adesso è così di moda e così popolare? Perché è un forte anabolico, costruisce muscoli di qualità senza portare ritenzione idrica, senza portare per l'appunto effetti collaterali spiacevoli, quali possono essere per l'appunto la ginecomastia. Chi è che piace la ginecomastia? Nessuno, penso, di noi qui all'interno di questo canale piace da avere ginecomastia, quindi Hexadrone è qualcosa che ci aiuta in tal senso perché non andrà ad aromatizzare e non ci farà avere ritenzione idrica. Quindi quali sono anche gli altri benefit? Avere anche guadagni di forza, volumi muscolari che aumentano, una massa magra, cioè il sogno di tutti. Poi andremo a vedere se effettivamente tutto ciò che è promesso è realtà, da ciò che ho sentito dire, da esperienze che mi sono state raccontate, ovviamente indagando qua e là.
Un'altra cosa che è molto importante sottolineare per quanto riguarda Hexadrone è che per l'appunto può essere utilizzato in vari stack, quindi non è un prormone, chiamiamolo prormone perché ci risulta più facile chiamarlo così, non è un prormone che può essere utilizzato da solo, ma va benissimo e può essere combinato con altri prormoni o con altri anabolici perché si presta benissimo a tale operazione. Quindi se noi possiamo per esempio anche associare Hexadrone ad un Ra 140, ad un Ligandrol, è una buona combinazione, è una combinazione che si può fare assolutissimamente. Per quanto riguarda i benefit di questo prodotto sono veramente straordinari sulla carta, basti pensare comunque me li sono appuntati perché sennò me li vado a dimenticare. Includono per l'appunto 10 pound di muscolo, che vuol dire 10 pound siamo all'incirca ai 4 kg comunque con un ciclo di Hexadrone, che comunque è un buonissimo risultato. Poi il fatto che ha un grandissimo impatto per andare sulle nostre risorse di glicogeno, come ci dà un look veramente gonfio, ma allo stesso tempo dry, veramente asciutto, quindi un ottimissimo prodotto inteso in tal senso. È 300 volte anabolico, una parte androgenica, quindi può essere anche un prodotto che può sposarsi per la sfera femminile. Le donne lo possono utilizzare? Certamente lo possono utilizzare. Come le dosi maschili? No, ovviamente, sempre non come il dosaggio maschile, che poi andremo a vedere successivamente. Poi appunto, già abbiamo detto il fatto che non essendo metilato, cioè non essendo appunto metilato, i danni sul fegato sono ovviamente minori. Poi per quanto riguarda non può convertire in estrogeni, questo non me lo sono dimenticato, va bene così, quindi non può convertire in estrogeni, quindi non andremo a intercorrere in ginecomastia. Questo è sempre un fattore molto importante. Andiamo a vedere nello specifico i dosaggi di Hexadrone. Hexadrone può essere dosato dagli 80 a 120 mg al giorno. Come dicevo, può essere utilizzato anche in stack con altri prodotti. Per quanto riguarda la sfera femminile, per chi vuole fare bodybuilding e quindi non si preoccupa più di tanto per virilizzazioni ed altre patologie inerenti all'uso di queste sostanze, Hexadrone può essere utilizzato da queste determinate figure, ma se si vuol fare fitness model, bikini, queste categorie dove si sta attento più alla linea, Hexadrone è un prodotto che può essere utilizzato. Io non lo raccomando fortemente a tutte quelle persone, a tutte quelle donne che vogliono comunque fare competizioni bikini, fitness e via discorrendo. Per chi vuole fare bodybuilding è un prodotto che si presta abbastanza bene. Da mia esperienza personale posso dire, comunque a Londra già diverso tempo che gira, non ho fatto questo video prima perché appunto volevo raccogliere diverse esperienze prima, e tutti coloro che l'hanno provato mi hanno detto che sono rimasti piacevolmente colpiti, specialmente per quanto riguarda i guadagni di forza che mi sottolineavano impressionanti, importanti. A livello di massa muscolare, ovviamente, beginners possono aspettarsi, beginners mi riferisco a persone che non hanno mai utilizzato nessun tipo di compound o maniera molto lieve, via discorrendo, beginners possono avere delle esperienze particolarmente positive. Advanced, persone che comunque già hanno utilizzato cose o AS oppure prormoni ad alti livelli, SARMs e via discorrendo, hanno notato differenza, e quindi vuol dire, questo cosa vuol dire? Che non è un prodotto che in sé per sé fa la differenza, ma fa la differenza per esempio per la maggior parte delle persone che seguo, dove l'obiettivo average è quello di avere un look to look good, no? Stare bene con se stessi, avere dei chilogrammi di muscoli in più, avere un obiettivo non da stage, ma appunto di una vita normale, una vita che ci possa soddisfare. E su questo punto di vista, cioè appunto un'estetica che ci possa soddisfare, è un prodotto che posso raccomandare, è un prodotto valido. Ovviamente se avremmo o avrete intenzione di fare delle competizioni,
è un buon prodotto da utilizzare come stack, non a solo. Questo è poco ma sicuro. Con questo ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, sostenete il canale con un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!